Salve ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buona domenica a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi in questo video vi faccio vedere un po' i miei canarini, a che punto sono. Senza dire che comunque gli arricciati, per quanto mi riguarda, nel periodo della muta fanno un cambio davvero eccezionale. Io non lo so, o perché sono innamorato di questa razza dell'arricciato fiorino, ma è spettacolare. Quando inizia a mutare, a cambiare, è un qualcosa di davvero eccezionale. Non lo so, voi ovviamente, io mi sto specializzando in questa razza perché mi è sempre piaciuta e quindi ovviamente parlo per questa razza. Poi ovviamente sarà così in tutte le altre razze, però non lo so. Io spero che comunque quest'anno riesco a giudicarmi ancora qualche primo posto. C'è da dire che comunque i canarini, portarli alle mostre, secondo me, nel periodo, in questo periodo, diciamo, è un po' complicato, è un po' difficile, nel senso che possono cambiare all'ultimo momento, mentre voi scrivete i numeri degli anellini, diciamo, poi compilate la scheda, no? Però, diciamo, possono capitare alcuni cambiamenti, o magari una piuma che all'improvviso si alza, oppure che comunque si crea uno sbuffo, e lì purtroppo si si crea un dispiacere, perché purtroppo comunque io non so se si può cambiare, nel senso che all'ultimo momento, però diciamo che ecco. Nel caso in cui non si può cambiare, perché io sinceramente a questo punto li mando comunque. Questo dico perché? Lo dico perché comunque ecco, i miei canarini, quelli che io comunque porto alla mostra di Salerno, alcune diciamo hanno cambiato, hanno avuto questo cambiamento nel piumaggio un po', diciamo, nel verso sbagliato. Quindi speriamo, incrociamo le dita, poi vediamo un pochettino come va. Per questo lo dico. Vabbè, comunque ora vi faccio vedere un pochettino i miei allevamenti, i miei canarini a che punto sono. Ovviamente, come in ogni video, per chi non mi conosce, io mi chiamo Alessandro Passaro ed allevo arricciati fiorino e questo è il mio allevamento. Se vi piace ciò che faccio, vi chiedo di lasciare un like, che mi fa un grande piacere, e soprattutto iscrivetevi al mio canale, che a voi non costa nulla, ma a me serve per far crescere il mio canale e vi sarò eternamente grato. Mi farete tanto felice, soprattutto. Se non volete perdere nessun video, allora attivate anche la campanella così da non perdere nessun video. Vi arriverà la notifica di avviso e così voi vedrete tutti i miei video che usciranno. Altrimenti mettete fate una semplice iscrizione che non vi costa nulla, ovviamente, e quindi mi aiuterete a far crescere il mio canale. Commentate giù nei commenti se vi va e rimanete con me che ora vi faccio vedere alcuni soggetti. Ragazzi, questi sono i novelli, i primi novelli, quelli delle prime cuove, che hanno, diciamo, quasi terminato la muta. Devo dire la verità, mi piacciono molto, sono usciti abbastanza bene. Devo dire la verità, ho portato qualcuno di loro in mostra, la prima mostra che si terrà a Salerno.
spero vada tutto bene e spero di aver fatto gli accoppiamenti giusti. Il video in questione doveva uscire ieri, ma domenica sarebbe, ma purtroppo esce oggi per un problema tecnico che ho avuto al telefono. Spero che questo video comunque vi piaccia, spero che vi piacciono i miei soggetti e per qualsiasi cosa potete commentarlo giù nei commenti e io vi risponderò il prima possibile. Già i maschi sono belli attivi che cantano. Vedete? Questi sono alcuni soggetti che porterò alla mostra. Spero mi diano belle soddisfazioni. Eccoli qua. E nulla, speriamo che riesco a fare almeno qualche primo posto. Ce l'ho messa tutta per accoppiare soggetti che comunque mi diano una prole abbastanza buona e che comunque rispetti più lo standard del fiorino. Solo che purtroppo, questo dicevo, è difficile, diciamo, partecipare alle prime mostre. Questo perché? Perché comunque si può, cioè può succedere che comunque alcuni soggetti possano cambiare qualche piuma all'ultimo momento e quindi rovinare un po' la situazione. Ecco, perché una volta comunque fatta la selezione, messo il numero degli anellini, messo il codice che va messo, eccetera, eccetera, poi purtroppo non si può cambiare all'ultimo momento e quindi purtroppo all'ultimo momento alcune piume si sono messe nei posti sbagliati. Però, vabbè, diciamo che siamo fiduciosi e che almeno sperando di riuscire a fare almeno un primo posto, non chiedo molto. E quindi va bene. E questo è quanto. In bocca al lupo a tutti quanti che comunque parteciperanno alla mostra di Salerno. E nulla. Ora vi faccio vedere quelli della seconda cova. Eccoli qua, questi della seconda cova. Questi anche stanno finendo la muta. Solo che ovviamente essendo gli ultimi ci stanno mettendo un po' di tempo, però non fa niente perché questi qua me li terrò per la mostra, per la specialistica che si terrà se non erro aspettate, Ponte Catino, non mi ricordo. Vabbè, non vorrei sbagliare, però quella la mostra, la specialistica che si terrà a se non erro dicembre. Inizi dicembre e quindi me li terrò per lì, per quelle mostre. E c'è qualcosa di molto bello, non so se riesco a farvelo vedere, però c'è. Devo dire la verità, sono molto molto contento. E quindi incrociamo le dita e speriamo che vada tutto per il meglio. Spero che questo video vi piaccia. Se
se vi piace vi chiedo di lasciare un like, di commentarmelo giù nei commenti se vi va e di iscrivervi al mio canale che a voi non costa nulla, ma a me serve molto per far crescere il mio canale. Oppure se volete seguire la pagina e tutti i miei video, attivate anche la campanellina così da non perdere nessun video. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.